È in pieno svolgimento nelle commissioni del Senato l'esame del decreto legge 115 che, come è noto, contiene un articolo, il numero 38, finalizzato ad introdurre la figura del cosiddetto docente esperto. Fin da subito la norma ha incontrato la contrarietà di gran parte del mondo della scuola e delle stesse organizzazioni sindacali. In estrema sintesi, il provvedimento prevede che i docenti che seguiranno 3 cicli formativi, ciascuno di durata triennale, potranno ottenere il riconoscimento di docente esperto, al quale sarà collegato un incremento stipendiale stabile di poco inferiore ai 6.000 euro annui. Si tratta in pratica di una modifica sostanziale di quanto previsto dal decreto 36 convertito in legge solo a fine giugno e che riconosceva un elemento retributivo una tantum ai docenti che avrebbero intrapreso i percorsi di formazione incentivata. La novità introduce quindi un onere finanziario stabile per la pubblica amministrazione. E questo è stato spiegato dal relatore Pesco nel corso della presentazione del decreto nelle commissioni bilancio e finanze del Senato, impone che si fissi in qualche modo un tetto di spesa. E proprio per questo il numero dei docenti esperti non può superare 8.000 unità all'anno. Nei giorni scorsi la Commissione Cultura del Senato si era espressa in termini fortemente critici su questa misura, rilanciando gran parte delle osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Per la Commissione il decreto introduce una qualifica, quella appunto del docente esperto, che non prevede nuove funzioni ma fissa una disparità di trattamento a parità di condizioni di lavoro. Il riconoscimento è poi riservato a una quota eccessivamente ristretta del personale e la procedura di conseguimento è definita senza il dovuto confronto con le parti sociali in sede extracontrattuale. Nel concreto, però, le commissioni bilancio e finanze, e cioè quelle che dovranno formulare la proposta definitiva da portare in aula, non sembrano intenzionate a tenere molto conto di tutto ciò. Peraltro, va detto che mentre il fronte sindacale sembra compatto nel contrastare il decreto, le forze politiche sono su posizioni diverse. In un primo momento pareva che quasi tutti, compreso il PD, volessero chiedere lo stralcio della norma, ma sta di fatto che gli emendamenti presentati descrivono un'altra situazione. Solo Movimento 5 Stelle, LeU e Costituzione Ambiente Lavoro vogliono la cancellazione integrale dell'articolo. Tutti gli altri propongono modifiche più o meno sostanziali alla norma. Modifiche che però non saranno accolte perché il governo ha già fatto sapere che non saranno accettati emendamenti che prevedono un aumento di spesa. Ma sentiamo dalla viva voce di Irene Manzi del PD e di Valentina Aprea di Forza Italia quali sono in questo momento le posizioni a confronto. Pensiamo appunto che sia all'interno del contratto e soprattutto non creando questa contrapposizione, se vogliamo anche che quel sistema del docente esperto, un termine forse anche non troppo felice in questo caso, va a creare tra docenti di serie A e docenti di serie B. La proposta, tra l'altro, che proprio col decreto legge 36 come PD avevamo fatto propria, era quella dell'anticipo dello scatto stipendiale in questo caso conseguente a un processo di formazione incentivata, che è una modalità per esempio concreta attraverso cui valorizzare l'impegno e il lavoro anche ulteriore che il docente assicura anche in questo caso. Sì, è l'Europa che chiede l'inserimento della carriera dei docenti, quindi di uno sviluppo professionale per poter finanziare le riforme che pure sono molto importanti nel settore dell'istruzione. Penso che appunto il lavoro che possiamo fare in questi pochi giorni, tra l'altro, di conversione, è un lavoro emendativo con cui ci confronteremo anche, ovviamente, anche se il governo è dimissionario, sui contenuti di quella norma. Noi
l'emendamento lo presenteremo e l'abbiamo già annunciato, non per eliminare la norma, perché sappiamo bene dei limiti posti e dei paletti posti dall'Europa, ma per migliorarne il contenuto, perché ci sono degli aspetti su questo. Ho sentito che anche la collega certo. È stata in questo caso parlo sì, con sì. Ma Irene, non sono ammessi emendamenti, questo è il problema. Per parte loro, i sindacati hanno anche organizzato un incontro con le diverse forze politiche per il prossimo 8 settembre. Nel corso dell'incontro si parlerà certamente dell'argomento, anche se ormai il decreto 115 sembra avviarsi verso l'approvazione da parte del Parlamento. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati. Voi scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, le vostre lettere, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. E con l'occasione della ripresa della nostra rubrica settimanale, cogliamo anche il momento per fare a tutti voi i migliori auguri di buon anno scolastico da parte mia e da parte di tutta la redazione di Tecnica della Scuola.